Chi di voi ha mai visto questo telaio degli anni 90? Un Wiener Pro Team. Ve lo faccio vedere nei particolari perché non l'ha visto nessuno. Non l'ha visto nessuno questo telaio. Penso che sia l'unico pezzo al mondo. Se c'è qualcuno che l'ha visto da qualche altra parte me lo dice, ma sono sicuro di quello che dico. Perché non è il modello in acciaio come andava una volta, ma è in carbonio. Avete capito bene? In carbonio. Questo c'ha una storia un po' particolare, questo telaio. Poi un giorno ve la racconto con mille accendini sul programma Racconto Storie di Bici. Racconterò la storia di questo telaio. Questo era un prototipo fatto per un corridore degli anni 90 che io conosco bene, e penso che sia l'unico pezzo al mondo, perché a quel tempo la Wiener produceva i telai in acciaio. Vedi, è marchiato, sicuramente è marchiato RBE, sicuramente neanche lo faceva la Wiener. Faccio vedere altri particolari. Agli incastri, il forcellino e varie parti del telaio, questi che vedete blu, in alluminio. Il resto è in carbonio, come facevano una volta i telai, li facevano così. La novità è, per l'epoca, questo blocco, dove vedete questa vite grigia, questa qua, da qui si stringeva il reggisella, era una novità dell'epoca favolosa. Vedete che non c'ha il collarino. Poi in più la guaina della corda del freno passa internamente, da qui passa internamente. Lo appoggio un attimo, ecco, così si vede bene. Guardate che bella linea che c'ha. Allora andiamo a vedere. C'è poca luce, la forcella, tutto il telaio in carbonio. Questo era stato fatto, era un prototipo per prova, data a un corridore che io conosco. Sono passati gli anni, l'ho ritrovato in un negozio di biciclette che lo avevano dato indietro. In poche parole, il proprietario lo aveva venduto a un altro ciclista che io conosco, lo ha tenuto una decina d'anni circa e poi ha cambiato il telaio. Io quando sono entrato l'ho visto e me lo sono comprato. Scrivete nei commenti se lo avete mai visto, perché io penso che sia l'unico pezzo al mondo. Se c'è anche qualcuno che ha contatti con la Wiener, me lo fa sapere. Perché il proprietario, il corridore di cui era stato fatto questo telaio, ve la racconto in breve la storia, poi farò la recensione fatta bene con mille accendini. Voi ricordatevi, mettete sempre pollice in su che vi insegno tante cose. Il proprietario, il corridore che aveva questo telaio, in poche parole, glielo aveva comprato il nonno, che era un meccanico ufficiale di biciclette della Wiener. Cioè lavorava per un negozio che collaborava con la Wiener, quindi aveva il nipote che faceva il corridore e glielo avevano dato per prova. Quindi non so se glielo avevano dato solo a lui oppure a qualche altro professionista di quegli anni. Comunque io non l'ho mai visto, guardate i particolari, non l'ho mai visto, quindi da nessuna parte. Quindi penso che sia o l'unico pezzo al mondo, oppure c'è qualche altro pezzo qua e là, chissà dove. Pollice in su, poi vi racconto bene la storia e perché l'ho comprato. Ve lo faccio rivedere bene. Le grafiche sono identiche al Wiener di quegli anni.
al ProTeam. Sono identiche, stessi colori. Anche il telaio è celeste, come faceva la Wiener ProTeam in acciaio. Celeste dove è carbonio, è rimasto carbonio ovviamente. Pollice in su e vi racconto la storia. Votate il video e commentate se lo avete visto da qualche altra parte o se sapete chi era originariamente il produttore che faceva questi telai e se dopo è stata omessa la scritta Wiener.